Ciao da Roberto, bentornato in questo nuovo video, oggi dedicato al libro Padre ricco, padre povero. È uno dei testi più famosi, più noti nel campo della gestione finanziaria personale e andiamo a scoprire di cosa si tratta e qual è la mia opinione in merito. Ciao da Roberto, bentornato. Se mi segui da un po' di tempo in questi video dedicati a temi di educazione finanziaria, è probabile che tu già conosca Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki è certamente l'autore più conosciuto in questo mondo, in questo campo. Ha scritto tutta una serie di libri che hanno divulgato e reso comuni al grande pubblico questo tipo di argomenti. Il suo libro Capostipite, poi ne ha scritti dietro molti altri, è per l'appunto Padre ricco, padre povero, che è un libro semplice, molto noto. Se non lo hai mai letto, il mio consiglio è certamente di leggerlo, è un must read, come si suol dire. Non è tuttavia un libro sconvolgente dal punto di vista dei contenuti. È fondamentalmente la sua narrazione, tra l'altro c'è chi dice che sia una narrazione più o meno romanzata, ma questo francamente dal nostro punto di vista non fa alcuna differenza. Parla proprio di questi due padri. Uno è il suo padre vero, il suo padre biologico, è quello che lui chiama il padre povero, una persona che faceva come lavoro l'insegnante, quindi viveva e lavorava utilizzando denaro in maniera tradizionale. Poi c'era il cosiddetto padre ricco, che in realtà era il padre di uno dei suoi migliori amici, che era un imprenditore, una persona che lo aveva preso in simpatia e sotto braccio gli insegnava un po' di cose. Quindi il libro di Kiyosaki si snoda fondamentalmente attraverso questo confronto tra due mentalità: la mentalità del padre povero, la persona che segue sostanzialmente un ciclo economico tradizionale, lavora, fa un lavoro da dipendente, paga le tasse, si impegna un casino, ma fa quello che lui chiama la corsa del topo, no? Cioè gira e rigira continuamente facendo un sacco di sforzo senza concludere granché. E dall'altra parte il padre ricco, una persona che pensa al denaro, pensa alla vita, pensa al lavoro in maniera differente. Tra i caposaldi di Kiyosaki ci sono argomenti come l'importanza anche di una educazione finanziaria che si evolva rispetto all'educazione tradizionale. Per la verità lui è molto tranciante su alcuni concetti, no? Ad esempio ti dice che la casa di proprietà è assolutamente sbagliato, non la devi avere. Ti dice che l'educazione tradizionale è assolutamente sbagliata e non la devi avere. La mia opinione personale, visto che questo può essere il valore aggiunto che ti posso dare in questo libro, è che i concetti sono interessanti, anche avere modi differenzianti di pensare aiuta ad allargare la mente, quindi è sicuramente utile. Te lo dico subito con chiarezza, non sono completamente d'accordo con Kiyosaki. Credo che ad esempio il tema della casa, non lo voglio riprendere adesso in questo video, ne ho già parlato in altri, comunque insomma lo potremo ridiscutere in altre occasioni, sia un tema molto interessante. C'è del buono in quello che lui dice, ma attenzione che Robert Kiyosaki, così come tanti autori americani, parte da un presupposto che non ti dichiara ma che devi inquadrare. È molto specifico sulla sua situazione, sulla situazione americana, per cui probabilmente troverai una serie di discorsi di mentalità molto interessanti, ma ci troverai difficilmente qualcosa di pratico, qualcosa di concreto, di utilizzabile. Ad esempio ti parla di alcuni business sugli immobiliari che si rispecchiano poco nella realtà immobiliare italiana. Il mercato immobiliare italiano e quello americano sono diversi, parlano di regole diverse e lui non fa nessuno sforzo per internazionalizzare il suo messaggio, ma lo vende come universale. Lui peraltro è un investitore immobiliare, non è detto tu lo sia, quindi ci sono delle differenze su cui ragionare e riflettere, ma ripeto, questo magari è argomento per un'altra volta. Anche il tema dell'educazione tradizionale. Sono un genitore, ho una figlia che va a scuola, noto tanti limiti nell'educazione scolastica tradizionale, però ci sono anche tanti pregi, quindi non sarei proprio così tranchant come lo è lui, pur se, come dire, comprendere che non è tutto oro colato quello che viene fornito nelle teste dei nostri figli o ci è stato fornito nelle nostre teste a suo tempo, sicuramente è un concetto interessante. Sicuramente il confronto, il riscontro tra due mentalità diverse è invece un qualcosa su cui riflettere. Per cui, insomma, padre ricco, padre povero, se non l'hai mai letto, piaccia, non piaccia, d'accordo, non d'accordo, è una di quelle letture che se ti interessano questi argomenti assolutamente non puoi esimerti dal affrontare. Ti invito a seguirmi anche in altri ulteriori video, a commentarlo qua sotto e anche iscriverti alla community Educazione Finanziaria Efficace, l'indirizzo è il solito, lo trovi anche in calce al video, robertopesce.com/community.
Grazie per l'attenzione che mi hai dato, continua a seguirmi in questi video, vieni a seguirci nella community Educazione Finanziaria Efficace e ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Roberto.